Quindi vengono rappresentate questo circolo alla chiave dell'arco. Alla chiave dell'arco. Come si può vedere, la lesione in questo caso è passante. E continua nella volta della cupola. La protezione civile, questa è per l'emergenza post sisma. Io ho reagito bene, non ho particolare paura, forse anche perché vivo da sola e quindi gestire il proprio panico, insomma, è una cosa, gestire il panico di altre persone è un po' diverso. Quindi quella sera, per esempio, non, sì, certo, ho avuto paura, però controllata. E forse ho avuto più paura nei giorni successivi, quando... Insomma, le scosse continuavano e poi prendevamo piano piano coscienza di quello che era la reale situazione del paese, no? Quindi, insomma, tutte le case che venivano dichiarate inagibili, le persone che perdevano la loro casa, che non sapevamo quante sarebbero state, dove sarebbero andate, così. Solo il sindaco del comune di Bormanno, Guglielmo Armentano, paese che il 26 ottobre ha subito una scossa sismica del 5.1 scala Richter, dopo 2 anni di scosse che si susseguono ininterrottamente, un paese che vive ormai nella paura e nell'angoscia, perché voglio dire, non è semplice vivere con un sisma in atto. Poi il 26 comunque abbiamo avuto quello che noi riteniamo che sia stato per il nostro paese un qualcosa di molto molto spaventoso e nello stesso tempo un qualcosa che ci ha procurato un sacco di problemi e che oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Per cui dare dei numeri così significa soltanto dare un'idea di ciò che ci è capitato. E fino ad oggi ho firmato circa 270 ordinanze di inagibilità, ho 100 famiglie fuori di casa, ci sono 23 esercizi commerciali che hanno dovuto chiudere i battenti, l'ufficio postale è andato, così come il nostro presidio ospedaliero. Quindi una situazione veramente drammatica, anche se non parliamo di numeri molto grandi, però come si può capire una piccola comunità di 3.300 anime, questi numeri rappresentano veramente qualcosa di spaventoso. Ecco, lì si avverte in maniera drammatica questo senso di impotenza, quella natura che quando vuole si toglie tutte le sue soddisfazioni. Quindi noi lì ad aspettare, come dire, che la scossa finisce. Per fortuna ancora una volta abbiamo portato in salvo la vita, perché dicevo prima, questo è un terremoto curioso, anche i media. Come dire, quando sono arrivati qui andavano alla ricerca di case crollate, forse anche di qualche persona che non ce l'avesse fatta. Se quella scossa fosse durata qualche secondo in più, forse sarebbe successo l'irreparabile. Ecco, allora noi traiamo anche da questo, forse la natura ci ha voluto dare un altro duro avvertimento. Attenzione che forse non mi state trattando molto bene e forse è arrivato anche il momento che noi uomini, la gente, ecco, cominciamo a pensare non solo al valore fondante della vita di ciascuno di noi, ma soprattutto anche a fare in modo che non ci si accanisca ancora di più sui nostri luoghi, sui nostri territori,
Perché quando accadono eventi come drammatici, alluvioni, il dissesto idrogeologico, altre cose, molto probabilmente vuol dire che anche l'uomo non ha fatto fino in fondo la sua parte. Senta, forse una curiosità, ma voi da qua la scossa l'avete sentita anche in minima parte? Beh, nel centro abitato a Castro Sì, sì. Villari si sente di più, ovviamente. Certo. Qui siamo a una distanza di 7-8 km Beh, che poi è vicino, cioè, tra. se per Sì, esempio per un terremoto sono un battito sì, vicino. penso che il fatto che comunque esistono due burroni Possono abbastanza aver fatto larghi tra da Castro Villari, isolante, sì, diciamo. possono aver magari smorzato Le la cosa famose e quindi. timpe? Sì, Esatto, arriva. vedi, quelle, Vedi, le timpe, no? Che sono arriva un questi po' di burroni, meno. Carlo, tu sei calabrese, dai, c'è Però. poco da fare. Guarda, i calabresi dovrebbero credere più in loro stessi, Vero. secondo me. La parte sana della Sono Calabria, credono in loro stessi, perché è una grande tradizione, una grande cultura, e i calabresi sono dotati di grandissima forza d'animo. Per cui è il momento della risurrezione, no? d'accordo. Perché Esatto. purtroppo il mondo, non necessariamente il mondo inteso come, ma anche solo al nord, la Calabria viene sempre intesa come sì, ma intanto sono calabresi. No, Sì, dovremmo lo crederci un dimostra po' il di più, in fatto, per effetti. esempio, della vergognosissima, posso dirlo, assenza dello Stato di fronte al problema del terremoto che c'è stato nel Pollino. Dopo un Incredibile. giorno, forse due, non Forse se ne è più due. parlato, è stato messo nel dimenticatoio. Cioè, ringrazio te, insomma, tutti di essere intervenuti e sai che mi ha fatto pensare perché ho dato un po' l'invito a tutti, tra cui te, vabbè, tu hai avuto anche modo di venire. E, per esempio, c'è un cantautore bravissimo, si chiama Bungaro, Ah, conosci? molto bravo, Ah, sì. Bungaro. E mi ha scritto questa email che aveva un concerto, purtroppo proprio in quel giorno non poteva spostarlo. E mi ha scritto, Sasa, io vi sto vicino, anzi il giorno dopo, se volete anche 2 giorni dopo, ma mi sento di farlo non come bungaro, come cittadino Bravo. italiano. Non ero a Mormanno, ma abbiamo sentito anche qui il terremoto. Siccome abbiamo lì tutti i parenti, abbiamo subito cercato di telefonare, ma non si sentiva, non riuscivamo a prendere la linea, ovviamente. E dopo un'oretta di panico più o meno, siamo riusciti a contattarli, stavano tutti bene, spaventati, ma bene. Il discorso emotivo è che dopo che tu per 2 anni vivi questa situazione e poi ti ritrovi, e comunque sembra quasi che è tutto tranquillo, perché chi parla ti dice no, ma alla fine è uno sciame sismico che comunque finirà, andrà a scemare, tutto a posto. Quando poi all'improvviso succede, ad esempio, che è una scossa più forte come quella che c'è stata, e ti rendi conto che cos'è il terremoto davvero, e poi a quel punto ti cambia tutto, perché lì è un paesino piccolo, quindi comunque c'era poche cose, un ospedale, i negozietti e cose. Adesso l'ospedale è chiuso, i negozietti hanno difficoltà a ripartire, quindi tendenzialmente il paese sparisce. E ne abbiamo un esempio lì vicino di un paese, mi pare Laino Castello, che è disabitato, l'hanno ricostruito in un'altra zona. E la paura lì è proprio questa, di dover cambiare definitivamente il posto dove vivere, cioè l'abitudine, la storia di un paese che c'è da secoli, insomma, per cui è un po' triste. Noi non vogliamo fare la stessa fine di Laino, ci dispiace per loro che purtroppo Laino, a causa dei terremoti, poi per la conformità del terreno, come Laino Castello, è stato evacuato, è stato tolto via tutti quanti i cittadini, è stata costruita una nuova Laino, e noi mormannesi che ci facciamo a loro, siamo proprio di fronte, a guardare Laino ci fa come se fosse uno specchio, ci fa vedere pure noi Mormanno, magari che verrà spostata, perché il centro storico di Mormanno oramai è chiuso e non è più praticabile. E allora abbiamo questa paura di andare come Laino Castello, che molti anni fa fu abbandonato questo paese proprio perché dovuta ad alcune mosse sismiche, alcune scosse, e anche per la morfologia del terreno, che non so precisamente, ma c'erano problemi sulla stabilità degli edifici. E si decise di evacuare tutto il paese e rifarne uno nuovo che si trova alle nostre spalle, Laino Castello Nuovo Centro. E noi veramente non vogliamo guardare questo paese, perché
guardando questo paese, sembra il nostro specchio, può sembrare il nostro specchio. L'abbiamo proprio di fronte, come Mormanno è a 6 km da Laino Castello, e non vogliamo guardarlo perché abbiamo paura che Mormanno diventi pure come Laino Castello. Cioè, quando guardo il paese mi sembra triste, abbandonato, ma no, abbandonato da noi come cittadini, perché non facciamo la vita di tutti i giorni, di sempre. Cioè, avevamo le nostre abitudini, fare la spesa, rivederci in piazza, andare a messa, fare le cose di tutti i giorni, di una vita normale, che adesso questa vita normale ci manca. Ci manca perché non è più la stessa, cioè ci ha cambiato, ci ha tagliato, come ha fermato il tempo, un tempo normale, felice, diciamo felice nel senso della vita, di tutti i giorni, e adesso invece è una vita monotona, perché se vai in piazza, la piazza non esiste più. Non vorremmo che qualcuno pensasse di seppellirci vivi. Ecco, questa non è una comunità che può rimanere in queste condizioni. Ha bisogno di un grande aiuto da parte di tutte le istituzioni che in questo momento hanno il dovere di guardare ad una grande ripresa di questa comunità. L'iniziativa messa in campo, diciamo, dagli artisti, dal collettivo degli artisti calabrese, è un qualcosa che va nella direzione di restituire a questa popolazione, con un atto di grande solidarietà, un po' di coraggio. Coraggio perché, vedete, il terremoto bisogna viverlo per capire cosa significa, perché i numeri a volte non danno la vera dimensione di ciò che è potuto capitare in una collettività. Noi rischiamo di essere un paese morto, però non ci arrendiamo. Abbiamo una grande forza di volontà e, dicevo, questa iniziativa va in quella direzione, cioè non ci sentiamo soli, perché a volte, vedete, sentirsi soli cosa significa? È uno stato d'animo che viene fuori da una serie di considerazioni che uno fa. Quando si vede che le istituzioni, cioè coloro i quali dovrebbero, le istituzioni dovrebbero essere vicine ai cittadini, quando uno sente le istituzioni un po' lontane, scatta una specie di angoscia. Invece questi atti di solidarietà ci fanno capire che ci sono delle persone che hanno un grande cuore, e questo ci consente, come dire, di guardare al futuro con grande speranza. Questo collettivo Sismusica è nato in realtà qualche mese fa, ed è nato in pochissimi giorni, nel giro di 3-4 giorni, per un'iniziativa a favore dei terremoti dell'Emilia. In quell'occasione venne imposto, quasi, che non venissero raccolti dei soldi, ma esclusivamente beni di prima necessità, acqua, cibo, latte, pannolini, cose del genere. Venne fatta una raccolta qui in città, sempre tramite un concerto, e venne spedita la roba lì. Questa volta il ricavato servirà ad acquistare un furgone che è necessario alle popolazioni terremotate. Io penso che queste popolazioni possano sentire la vicinanza delle popolazioni esterne più tramite ricevendo cose del genere che non ricevendo pura moneta, che molto spesso è intercettabile, mettiamola così. Che quello che è successo in questa zona, questa catastrofe, mi ha fatto realmente pensare come purtroppo, come nella vita esistono veramente, o sembra a volte che esistano delle vite di serie A, di vite di serie B, anche eventi catastrofici a volte rischiano di essere catalogati perché entrano in un tritacarne, in un meccanismo dove ci sono sempre le cose che fanno più notizie e quelle che fanno meno. E per questo trovo che sia un messaggio importante, perché insomma poi la vita è un bene comune per tutti, e credo che, senza voler essere retorici o voler cercare di insegnare niente a nessuno, stasera un gruppo di musicisti, che alcuni si conoscevano, altri no, sono saliti su un palco e hanno passato una serata insieme. Questo fa fare un sorriso, fa fare una riflessione, fa parlare di un qualcosa, e credo che solo il fatto che questo sia successo stasera sia servito comunque allo scopo. Una situazione del genere, il terremoto, è una cosa bruttissima come le guerre, no? Chi non la vive in prima persona non può capirle alcune cose. Qui secondo me c'è bisogno proprio di un sostegno morale, oltre che un sostegno sicuramente finanziario. Quello
credo che sia molto più difficile, ma quello morale, come nel caso noi che contribuiamo musicalmente, possiamo fare questo, ma uno fa l'impossibile, ma vivere su un posto del genere, soprattutto questi paesi che sono lontani anche dal capoluogo, che sono abbandonati, dove non c'è comunque, uno non ci pensa mai, la TV passa a volte quello che, noi non vediamo molte cose, non vengono quindi comunicate alcune cose, e questo è una cosa molto grave, quindi secondo me bisognerebbe soprattutto cercare di sensibilizzare il cittadino, la persona normalissima a queste cose, oltre che i potenti. Io penso che il mondo sia andato a rotoli anche per questo, perché non c'è sensibilità da questo punto di vista. Sicuramente è un modo di abbracciarla la terra, fare musica, perché il suono che noi ricaviamo è il suo suono, poi lo organizziamo, lo cantiamo, lo riproduciamo, lo imitiamo, lo orniamo con i nostri strumenti, però sono i primi strumenti che c'erano, proprio erano i tamburi, nelle popolazioni quelle che rimangono anche a oggi primitive, un po'... I tamburi sono alla base di ogni danza, di ogni preghiera, quindi sono proprio il momento di collegamento con la terra. Quindi probabilmente è un modo di ricollegarci, un modo di ritrovare quel cordone ombelicale. Si ricorre alla musica perché, essendo una matematica astratta, fatta di frequenze, sollecita quelle che sono le emozioni dei singoli individui, anche se sono le stesse, tutti gli stessi accordi, le stesse note. Stimolano in noi delle emozioni forti, emozione nel senso di tirare fuori da ogni persona la chiave giusta per essere solidali anche a noi. Facciamo sempre una differenza tra noi e natura, nel senso che noi ci sentiamo sempre a contatto con la natura, figli della natura, lottatori contro la natura. Forse in qualche modo anche esploratori della stessa, vogliamo anche forzarla, no? Vogliamo gestirla, vogliamo capirla, indagarla. In realtà siamo noi la natura, siamo una cosa sola. I pori della mia pelle che si aprono sono come quelli che si aprono nella terra, come le spaccature della terra, e sono improvvise. Il bene e il male fa parte di me come fa parte della terra, come fa parte dell'universo. Del resto prima era il caos, no? Quindi nel caos c'è anche un po' di cattiveria, c'è anche un po' di cinismo, c'è anche un po' di reazione, c'è un'esplosione, c'è qualcosa. E noi siamo figli di questa esplosione e vogliamo organizzarlo a tutti i costi, anche dentro noi certe volte. Vogliamo organizzare un pensiero, vogliamo contenere una razionalità o un'irrazionalità. Probabilmente lo stesso disordine che c'è in noi, le stesse sommosse, che avvengono anche biologicamente o nella nostra anima, nel nostro pensiero, sono quelle che poi scatenano anche la terra. Noi siamo terra, ecco, noi siamo terra. Viviamo in un periodo particolare che ci sta dando diversi segnali, segnali che dovremmo cercare di interpretare nel migliore dei modi, perché per un verso o per un altro la natura ci sta rendendo conto di quello che siamo, ovvero nulla, potremmo essere nulla, per cui dovremmo cercare, la lezione è quella di mettere da parte l'egoismo personale, quindi del singolo, a favore di uno spirito più collettivo. Credo che questo sia un risveglio di coscienza che ognuno di noi dovrebbe affrontare in questo periodo. Parlando con queste persone che mi raccontavano che un terremoto è un qualche cosa che in qualche modo ti segna per la vita, perché in quel momento che vivi e che prendi atto che la natura è realmente qualcosa più grande di te, ti entra una specie di destabilizzazione, di paura di quello che può succedere, e ti vengono a mancare delle cose fondamentali. Quindi il problema economico sicuramente c'è, ma non è quello primario. Il problema primario, ho intuito, che sia proprio quello di sentirsi vicini alle persone. Nei momenti magari di maggior solitudine, di maggior sofferenza o catarsi, come si chiama, quella da cui può anche nascere un respiro musicale, un'intuizione musicale, penso proprio al momento successivo, cioè prima lo lascio nascere, lo faccio venire fuori da me attraverso uno strumento che è il mio pianoforte, però penso già al momento in cui non sarò io soltanto a cantare, ma dall'altra parte ci sono già due occhi a guardarmi, due orecchie ad ascoltarmi, un cuore a vibrare col mio, e possibilmente immagino che si moltiplichi.
questo, cioè che di fronte a me ci siano due cuori, tre cuori, quattro cuori, una moltitudine di cuori che possano in qualche modo prendere forza come me, trarre forza come sento io in quel momento in cui creo. Quindi sicuramente il modo di ricominciare migliore, io ritengo, sia sempre quello di cantare una bella canzone insieme. Thank you.